586 milioni di euro per risollevare il tessuto economico e sociale delle Marche. Sono i fondi FESR del nuovo programma regionale 2021-2027, concentrati su quattro assi prioritari con l'obiettivo di incrementare l'intensità tecnologica e, attraverso l'evoluzione del sistema produttivo, la creazione di nuove opportunità di occupazione soprattutto per i giovani. Senza però dimenticare lo sviluppo sostenibile, l'attenzione al clima e all'ambiente e la valorizzazione delle aree interne dei borghi. Ci sono tanti fondi diversi, ma con i fondi FESR l'accento è su la sostenibilità del mondo imprenditoriale, l'innovazione e la ricerca per le imprese, ma anche l'ambiente, e soprattutto penso che l'impatto del cambiamento climatico è un tema molto importante per le Marche. Ho appena detto e ribadito in commissione bilancio che con il bilancio proprio della regione indubbiamente ci sono dei limiti, perché chiaramente la fiscalità è diminuita, le risorse dello Stato sono diminuite, quindi facciamo conto moltissimo sulla programmazione europea. La Regione crede molto in questo, perché il bilancio è il primo atto, ma poi il secondo atto è sfruttare tutte queste risorse messe a disposizione della Comunità Europea. Però ribadisco che la Regione Marche ha investito 140 milioni di euro per il cofinanziamento. Proprio sull'asse 1, dedicato prevalentemente alle imprese, è prevista la fetta maggiore di fondi, ben 310 milioni di finanziamenti per ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. In questo caso abbiamo due driver principali, cioè uno il sostegno alle imprese dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, quindi del trasferimento di tecnologia, dell'innovazione e di tutto quello che è l'elevare il livello di innovazione, di ricerca, di competitività delle imprese. E l'altro invece è il sostegno a interventi anche non legati strettamente all'innovazione, quindi la competitività delle imprese, e il sostegno a due temi che durante il lungo lavoro di concertazione abbiamo rilevato come temi delicati e importanti per le imprese, che sono per esempio il sostegno ai processi di internazionalizzazione, quindi aiutare le imprese ad andare all'estero, quindi attraverso il sostegno all'export, e il sostegno in termini di strumenti finanziari. La programmazione dei fondi strutturali è un atto molto importante per la regione e per il tessuto produttivo. Veniamo dopo due anni di pandemia, ma il 2021 è stato comunque un anno che ha visto crescere le Marche in linea con i trend nazionali, e nonostante le difficoltà eclatanti che sono emerse purtroppo nel 2022 dal rialzo dei costi delle materie prime, soprattutto il rialzo energetico, il tessuto produttivo marchigiano fino ad oggi è ancora tenuto, abbiamo avuto ancora valori positivi sia nella produzione sia nelle vendite. Chiaramente il prossimo anno è un anno che ci aspettiamo, come a livello nazionale, più delicato. Anche il settore degli investimenti pubblici ha ricevuto la giusta attenzione. Si concentreranno in particolare sull'edilizia ospedaliera, su edifici scolastici e strategici, prevedendo azioni combinate di efficientamento energetico e adeguamento sismico. Questi fondi sono stati importanti anche per il comune di Macerata, per promuovere tante attività. Ci fa qualche esempio? La possibilità di avere questi fondi ci ha permesso di migliorare e di strutturare dei contenitori culturali, come l'ex mercato delle erbe, che attualmente è in stato concesso alle quattro università delle Marche e a un ATI di aziende private, i quali stanno studiando e strutturando un progetto di nuova musealizzazione, di studio dei nuovi musei, come verranno fruiti da parte degli utenti.